Fabrizio Biasin, noto giornalista e scrittore, ha condiviso il suo punto di vista sul mercato dell'Inter nel suo ultimo contributo alla rubrica Pausa Caffè. Secondo Biasin non dobbiamo aspettarci grandi cambiamenti nella rosa, almeno non in termini numerici. Sottolinea che giocatori come Klaassen e Sanchez sono in procinto di lasciare il club, mentre gli accordi per gli arrivi di Zielinski e Taremi sono praticamente definiti. Inoltre ci sono segnali che l'Inter sia alla ricerca di un portiere dal profilo futuristico, qualcuno che possa crescere nel tempo e assumere in futuro il ruolo di titolare. A questo proposito, Biasin ha affermato che Sommer resterà il portiere principale anche la prossima stagione, dando al nuovo acquisto l'opportunità di adattarsi all'ambiente del club prima di assumersi la responsabilità di portiere titolare. Ciao famiglia nerazzurra, benvenuto nel nostro canale News dell'Inter. Iscriviti e metti mi piace al video per ricevere le ultime novità. Tra le indiscrezioni spicca il nome del brasiliano Bento come possibile scelta per il gol dell'interista. Mentre Audero, attualmente alla Sampdoria, non sembra avere spazio per un ritorno in giallorosso. Biasin, inoltre, sottolinea la necessità di rinforzare la difesa, soprattutto considerando che giocatori come Acerbi e De Vrij non sono più al top. Il suo suggerimento è di ingaggiare un difensore di comprovata esperienza, qualcuno che possa aggiungere qualità ai soliti titolari. Però, nonostante i movimenti di mercato, Biasin rassicura i tifosi affermando che il girone è praticamente chiuso. A meno che non arrivino offerte eccezionali e impreviste, l'Inter andrà avanti con i giocatori attuali. Per i tifosi questa stabilità può essere vista come una buona notizia, poiché consente continuità e coesione all'interno della squadra. Queste informazioni forniscono uno sguardo dettagliato su ciò che i fan possono aspettarsi nei prossimi mesi. Ora, vorremmo conoscere la tua opinione su questi possibili movimenti di mercato. Come valuti i potenziali ingressi e partenze menzionati da Biasin? Credi che questi cambiamenti porteranno benefici all'Inter nella prossima stagione? Lascia la tua opinione nei commenti qui sotto e metti mi piace al video per non perderti le prossime novità Inter qui. Forza Inter sempre!